Salve a tutti, sarò brevissimo, ma dirò in sintesi, dal punto di vista tecnico, che cosa abbiamo sperimentato. Abbiamo sperimentato innanzitutto una batteria di sensori, diciamo, alloggiati su una serie di satelliti di tipo commerciale. Quindi WorldView 2, appunto come diceva Emilio, il Pleiad, il Sentinel 2 della rete Copernicus. E poi ovviamente abbiamo anche valutato l'applicabilità di sensori aviotrasportati, quindi anche il MIVIS e il sensore ADAR, a confronto con un approccio, diciamo, di LARS, di telerilevamento di bassa quota, mediante appunto droni. Droni muniti di camera ottica o di camera, diciamo, multispettrale. Questo per appunto per quanto riguarda la parte, diciamo, ottica satellitare. Ovviamente abbiamo anche, la logica appunto di multiscala, usato i dati, diciamo, in situ, dati soprattutto presi con sensori geofisici, quindi tracciati multibeam, come paragone di confronto, come benchmark, in quanto la posizione multibeam è sicuramente quella ad altissima risoluzione. Quindi abbiamo testato le risoluzioni spettrali spaziali di ogni singolo sensore con l'acquisizione multibeam. L'approccio multiscala è appunto macroscala per la parte, diciamo, satellitare, il mesoscala con acquisizioni, diciamo, in situ mediante l'utilizzo di veicoli a traino, i cosiddetti towed, appositamente, diciamo, sviluppato e progettato, e poi per la parte, diciamo, superficiale è stato, diciamo, sviluppato un veicolo autonomo di superficie, il DEVS, quest'ultimo, diciamo, customizzato con sensori acustici e sensori ottici. Nell'ambito della sperimentazione, ovviamente, abbiamo anche valutato l'applicazione del 3D mapping fotogrammetrico, il cosiddetto close range photogrammetry, e ovviamente abbiamo ottenuto ottimi risultati. Non ha capacità spaziali molto ampie, perché diciamo, l'apertura anche delle camere dal punto di vista, diciamo, ottico non è eccessiva, però per piccole aree è ampiamente applicabile. Quindi anche in una logica di cross mapping le informazioni multiscala vengono integrate e sintetizzate, con l'obiettivo di ottenere prodotti cartografici sempre più accurati e risoluti. Andiamo avanti, Acqua Friuli Venezia Giulia, progetto Trecorala. Trecorala. Trecorala.